Università di Bologna, siamo nello spazio delle interviste dello European Corner. Conosciamo un altro ricercatore, un'altra ricercatrice, Elisa Ciaramelli, ricercatrice post-dottorato, neuroscienze cognitive. È un po' toscana, lo sentirete anche dalla cadenza, no, lo dico perché così insomma si preparano anche ad ascoltare una lingua diversa dal bolognese e dall'emiliano. Elisa Ciaramelli, ricercatrice neuroscienze, è un settore molto particolare, molto delicato. Sì, è un settore che mi è piaciuto da subito perché ci permette di cercare di spiegare il comportamento umano e soprattutto le basi neurali del comportamento umano, cioè quali sono le aree cerebrali che mediano comportamenti, determinati comportamenti, come quando ci indigniamo, oppure quando ci emozioniamo, oppure quando ci ricordiamo qualcosa, quali sono le parti del cervello che ci permettono di far questi, di mettere in atto questi comportamenti. Abbiamo capito a sommerine. Allora, in cosa consiste il progetto? Allora, il progetto è io ho vinto una borsa di studio Marie Curie outgoing, che significa che si va fuori dall'Europa. Quindi ho fatto 2 anni di ricerca in Canada e poi 1 anno di ricerca indietro, di nuovo in un laboratorio italiano, dove sono attualmente, è il centro di studi e ricerche in neuroscienze cognitive di Cesena, che è parte dell'Università di Bologna. Quindi un pezzo in Canada e un pezzo in Italia. La domanda viene abbastanza spontanea. Differenze? Allora, differenze... Innanzitutto, la differenza fondamentale è che mi preme sottolineare, c'era una differenza nelle competenze dei due laboratori, cioè il ricercatore secondo me deve partire perché gli interessa studiare un argomento che non è affrontato in un laboratorio vicino, e quindi il ricercatore va a cercarsi il laboratorio giusto. E io in particolare sono andata a studiare in Canada da uno dei professori, dei leader mondiali nello studio della memoria, e sono adesso tornata in un laboratorio dove l'interesse principale è l'attenzione, e il mio progetto combinava lo studio della memoria e dell'attenzione per quanto riguarda i processi appunto durante il ricordo. Sì, del ricordo. Quali sono le caratteristiche di questo progetto, se si possono raccontare insomma in un'intervista televisiva? Allora, le caratteristiche, durante il mio dottorato io ero stata in questo laboratorio che era specializzato nello studio della memoria, perché la mia supervisor mi aveva detto: se vuoi studiare questo argomento che non è nelle nostre competenze principali, ti mando da un ricercatore leader in questo campo. E questa è stata una mossa veramente molto professionale che ho apprezzato. Quando ero lì c'era proprio questo argomento nuovo in vigore, ci sono queste aree del cervello, queste aree parietali, cioè quest'area qua del cervello, che si accendono in risonanza quando si fanno degli esperimenti di neuroimaging, si accendono durante compiti di memoria. Sebbene noi si sappia da tanti anni di ricerca, di cui molta ricerca è proprio italiana, cioè l'Italia ha avuto un grande ruolo nello studio del lobo parietale, quest'area cerebrale è soprattutto implicata nei processi attentivi, cioè quando io presto attenzione a qualcosa nell'ambiente si accende l'area parietale. Allora, come mai si accende durante i compiti di memoria? E quello che stiamo cercando di capire è che probabilmente noi dobbiamo prestare attenzione a quello che ci stiamo ricordando, cioè o perché dirigiamo l'attenzione o perché questo ricordo arriva in modo spontaneo. La continuità di questa attività prima e dopo la borsa, dopo la fine della borsa, come si può sviluppare, come si può ripetere? Io sono ancora su questa borsa, quindi questo per me è l'ultimo anno che lavorerò sui fondi di ricerca Marie Curie e che sto svolgendo in Italia. Ormai i legami che si sono creati fra i due laboratori sono indissolubili, quindi non ci sarà bisogno di ripetere un altro viaggio difficile, tutto sommato, anche essendo così lontano, perché ormai i legami fra i due laboratori sono stabiliti e ci complementiamo a vicenda, anche se hanno più soldi. Loro hanno più soldi, torniamo sempre al lato, come dire, delle risorse che in Italia
siamo nella notte dei ricercatori e quindi questo è il tema. Parlavamo prima di differenze, le criticità e le difficoltà tra Canada e Italia quali sono sostanzialmente state? Ma io in questi due anni no, criticità dal punto di vista della ricerca no, perché era assolutamente un paradiso. Uno dei motivi è quello dei soldi, che tutti i progetti, si vede subito la differenza, i progetti, le idee lì si possono tradurre facilmente in esperimenti senza nessun vincolo. Qui invece ci dobbiamo un po' arrabattare, capire come si potrebbe fare altrimenti, ecco, questo è molto critico. E no, lì le criticità sono state solo che era troppo lontano, era un po' lontano. Le mancava Cesena, le mancava Prato, le mancava un po' l'Italia. Sì, le forme italiane, no? I palazzi italiani, le piazze. Senta, dottoressa Ciaramelli, perché questa sua passione per neuroscienze e in particolare per questo settore, questo ambito delle cognitive attenzioni, della memoria? Com'è nata questa passione, questa vocazione? La passione per la memoria è nata quando ho iniziato il dottorato in questo centro di neuroscienze a Cesena, e c'erano dei pazienti veramente interessanti che avevano delle lesioni del lobo frontale e avevano questo sintomo che si chiama confabulazione, e praticamente queste persone raccontano degli eventi che non sono mai accaduti, come se fossero la loro vita, con la stessa passione con cui noi raccontiamo la nostra. Come fanno i giornalisti, diciamo, ecco, quindi potremmo già essere materia di sperimentazione. No, la confabulazione quindi è stata lo start. Da lì poi sono andata da questo professore che le studiava e abbiamo intrecciato questo rapporto. Dopo cosa succederà? Adesso fra un mese ho un concorso da ricercatore, su keeping our finger crossed, teniamo le dita incrociate e questo succede. La domanda imbarazzante che devo fare a tutti i ricercatori questa sera, che ruolo ha il ricercatore oggi? Ricercatore è il futuro, cioè senza ricerca non c'è progresso, non c'è cambiamento e non si può aiutare chi ha bisogno. Nel mio campo è facile dirlo perché l'applicazione diretta del mio campo di ricerca è la riabilitazione neuropsicologica, quindi noi studiando i meccanismi cognitivi possiamo riabilitarli in pazienti che in seguito a lesione cerebrale hanno dei problemi di attenzione, di memoria o confabulano. Grazie alla dottoressa Elisa Ciaramelli, ovviamente ci ricorderemo di lei anche per questa sua attività sulla ricerca sulla memoria.